Il suo rapporto con il tempo che non è fatto di 152 giorni, ma il tempo che è fatto di secondi, di minuti. L'avversario più terribile di un sequestrato non sono i suoi carcerieri. L'avversario più terribile sono i secondi. E sono un avversario implacabile, direi quasi invincibile. Come dire, l'unico alleato che abbiamo spesso contro il correre del tempo sono le cose che facciamo, i gesti quotidiani della vita. Se voi sottraete al vostro confronto con il tempo tutto questo, restate nudi, con le mani vuote, di fronte ai secondi, vi accorgerete che le dovete scalare ognuno di questi secondi, uno ad uno, ogni giorno. Ed è una battaglia tremenda. Allora, quello che ti può salvare sono, beh, se non sei solo, detto molto, molto semplicemente, se io fossi stato solo, probabilmente non sarei qui a parlare con voi, ma sarei impazzito. È la presenza dell'altro che ti sorregge in questa battaglia con il tempo. Poi il fatto di avere una fede, chi ha una fede in realtà non è mai solo. Avevo, come vedete, degli alleati formidabili, è per questo che ce l'ho fatta.